Thank you.
città della nostra isola e Valeriano ne era il governatore. In quei tempi i cristiani si trovavano spesso in pericolo di vita. L'essere cristiano era un delitto contro l'impero e contro l'antica religione pagana. Per questo si teneva la propria fede nascosta. Mazara vantava famiglie cospicue, tra le quali primeggiava quella di Ina, che la leggenda vuole senatore dell'impero. E proprio da Ina e da Bianca nacque Vito verso il 209 d.C. Per antica tradizione si ritiene che Bianca, all'insaputa del marito, fosse una virtuosa matrona cristiana. Tuttavia, la gioia della nascita si trasformò presto in lutto, in quanto Bianca morì, lasciando il tenero pargoletto in fasce. Vito rifiutò il seno delle nutrici pagane e accettò solo Crescenza, una pietosa vedova cristiana a cui, dopo la morte del consorte, era pure morto l'unico figlio. Nel frattempo Ina, vagheggiando un felice avvenire nella vita del suo figliolo, decise di dargli per maestro Modesto, anch'egli occulto cristiano. Col passare degli anni Vito cresceva di virtù in virtù e mostrava segni evidenti di attaccamento alla fede cristiana. Quando Ina si rese conto della conversione del figlio, con rabbia infernale assalì l'innocente fanciullo. Lo percosse con pugni, schiaffi e calci, insanguinandone l'angelico e delicato viso e gridando come un costernato contro di lui. I fatti già narrati, avvenuti in una delle principali famiglie della città, non restarono nel silenzio. Vito era da tutti conosciuto e amato e la notizia delle sue sofferenze volò di famiglia in famiglia, sino a Valeriano. Volle informazioni dallo stesso Ina, che non poté nascondere quanto era avvenuto. Ed ecco, il santo fu condotto innanzi a Valeriano e senza timore alcuno il giovinetto dichiarò il suo amore. A tanta fermezza di carattere, sconvolgente in un tenero fanciullo, il preside quasi smarrito mescolò promesse e minacce, promesse di onori, donne, ricchezze e minacce di tragedie, dolori e atroci sofferenze. Vito, intrepido, si diceva pronto a soffrire tutti i momenti per amore di Gesù. Intanto Valeriano, indispettito per queste pronte risposte, cambiò aspetto e linguaggio ed ordinò di farlo flagellare. Ma non appena alzò con furia la mano destra per ordinare ai soldati di eseguire la sentenza, il braccio gli restò non solo privo di moto ed inflessibile come ferro, ma anche soggetto ad atroci dolori. L'intercessione di Vito mise fine al patimento. Valeriano sentì rinvigorirsi il braccio e scomparire ogni dolore. Quindi, temendo che sarebbero sopraggiunti altri mali se avesse continuato a lottare con il Vito cristiano, lo riconsegnò ad Ina. Thank you.
dopo il miracolo che aveva stabilito nel suo cuore, la morte di Vito, pensava solo alla maniera in cui disfarsi del figlio, che a suo credere era divenuto indegno di lui, ingrato del suo amore, perché fermo in una religione che non era la sua. E in una notte serena, l'angelo consolatore venne spedito da Dio a confortare i tre santi e in veste di nocchiero li condusse in Lucania. Vito, quindi, cominciò ad ammaestrare le genti degli intorni e per i molti prodigi che a sua intercessione si avveravano venne chiamato Vito Lucano. Di soldati a cercare Vito perché fosse condotto al suo cospetto. Alle parole di Vito, il maligno, come da fulmine percorso, lasciò libera la fanciulla e rapidamente scomparve sconfitto e umiliato. Ma vedendo questo meraviglioso prodigio, l'imperatore non si rovvide, anzi, promise di innalzare Vito, di avvicinarlo al trono, di colmarlo di onori e arricchirlo di premi, ma a condizione che adorasse i numi romani. Vito respinse questi ragionamenti e queste ignobili proposte e intrepido rispose che avrebbe adorato solo Gesù Cristo. Fu condotto in prigione, cinto di catene e abbandonato alla custodia dei soldati. Il fanciullo alzò fiducioso gli occhi al cielo e pregò. Ed ecco, una luce divina riempì la prigione, che venne scossa insieme a tutta la città, mentre apparve una moltitudine di angeli. Poi una voce dall'alto disse: «Sorgi! Sii costante, poiché io sarò per sempre con te». A questi detti, il santo fanciullo venne rapito in estasi e si spezzarono come vetri i duri ceppi con cui era legato. Valeria, spinta da curiosità e da riconoscenza, andò al carcere, entrò e vedendo infrante le catene di ferro e il suo liberatore in sublime atteggiamento di preghiera, ne restò vivamente commossa e si convertì. Al giovane che operava tali prodigi. Nel giorno destinato, il popolo che aveva visto le gesta del siciliano fanciullo si radunò nell'anfiteatro per vedere il nuovo spettacolo. Comandò quindi che il più affannato leone si facesse sbucare dall'ergastolo, ma la belva, visto l'eroe cristiano, frenò la sua natural ferocia, s'ammanzì, anzi, si prostrò e lambì leggermente i piedi del santo. E qual fedel cagnolino che rivede il suo padrone, lo festeggiò attorteggiando la coda. Diocleziano, confuso e smarrito a vista delle meraviglie operate dal cielo,
approdi un cristiano? Ed udendo il grido del popolo che acclamava al Dio di Vito, ordinò quindi che per lui si apparecchiasse una grande caldaia bollente di piombo liquefatto, di resina e di pece. Il santo fanciullo, dopo essersi munito del segno augusto della croce, venne gettato nel vaso bollente ed invocò Dio pregandolo. E già all'istante Dio accolse la fervida preghiera del suo servo fedele. Degli angeli discesero ad estinguere quel bollore sfumante. E Vito si elevò dal seno della caldaia senza alcuna lesione sul corpo, che anzi divenne ancora più bello. Ma Diocleziano, sempre più delirando nel suo furore, comandò che Vito e i due compagni fossero distesi e perissero sulla catasta. Vito, prevedendo essere quello il suo ultimo martirio, sollevò gli occhi ed il cuore al paradiso ed offrì a Dio in sacrificio la sua vita preziosa. I tre santi furono spogliati sulla catasta alla vista di tutto il popolo e, legati nelle mani e nei piedi, vennero distesi. La loro vita volse al finire. Ed intanto Vito, imitatore perfetto del crocifisso, implorò perdono ai nemici della fede, perché si convertissero e dessero gloria all'Altissimo. Poi all'improvviso si rabbuiò il cielo, guizzarono i lampi, scoppiarono i tuoni, la terra tremò e crollarono i templi, si stritolarono i simulacri e perirono molti idolatri che si erano beffati del prodigio di Vito. Lo stesso imperatore, fremente per essere vinto da un fanciullo, si percosse rapidamente la fronte gridando. Allora i tre martiri gloriosi, lieti per aver sparso il sangue per Cristo, chiusero gli occhi a questa vita mortale e le loro purissime anime si innalzarono al pietifico dei celesti comprensori. Era il 15 giugno dell'anno 304. Vito aveva compiuto 13 anni di età. Progetto di Dio, Modesto e Crescenza furono il sostegno e la sicura compagnia del giovane Vito. La croce gloriosa di Cristo fu per loro linfa e sostegno nelle tribolazioni della vita. Amati da Dio, custodirono il giovane Vito, lo istruirono alla scuola del Vangelo e lo nutrirono con gli insegnamenti di Cristo. Così, uniti in vita, furono associati alla gloriosa nascita al cielo.
peccati. Mostrasti ai duri carnefici la dolcezza del tuo amore per Cristo e ora godi della sua visione nel paradiso. Volgiti a noi, ascolta le suppliche che ti rivolgiamo e insegnaci ancora come essere intrepidi annunciatori del Vangelo in questo mondo che continuamente cambia e allontana il cuore e la mente dall'amore alla Santissima Trinità e alla Vergine Maria. Accompagnaci in questa vita, perché anche noi possiamo un giorno essere tra le schiere dei beati e cantare in eterno la meravigliosa opera di Dio. Cittadini, con tutto cuore, evviva Santo Vito!